Buongiorno a tutti, oggi vediamo come installare il nuovo aggiornamento dei POI riguardanti le zone a rischio. Le zone a rischio in particolar modo ci interessano quelle riguardanti agli autovelox e fotored. Ok, il video si dividerà in due fasi. La prima fase sarà quella di preparazione della chiavetta USB con il nuovo aggiornamento. La seconda fase sarà legata all'installazione del nuovo aggiornamento sulla nostra macchina, e va bene sia per Peugeot che Citroen, va bene per tutti i sistemi SMEG, quindi dal 3 al 6, quindi il 3 SMEG 3 e 4, SMEG più 5 uguale al sistema SMEG 5, e lo SMEG 6 che è l'ultimo SMEG creato da Peugeot e si chiama SMEG EV2. Ok, ora vediamo come fare. Innanzitutto serve una chiavetta USB, diciamo anche da pochi megabyte, perché tanto questo aggiornamento è da 4 megabyte. Quindi inseriamo la nostra chiavetta USB nel nostro PC, ci appare la classica schermata, apriamo la nostra chiavetta USB, io l'ho chiamata ad esempio aggiorna. Andiamo sul diciamo il nome della chiavetta USB, clicchiamo con il tasto destro e facciamo formatta. Questa è una chiavetta da 16 giga, va benissimo, l'ho chiamata aggiorna, formattazione veloce, avvia. Mi dice ok, se fai ok cancello tutto, va bene, mi sta bene. Ora sta formattando la nostra chiavetta USB, formattazione completata, perfetto. Chiudiamo questo e poi dopo, se apriamo aggiorna, non c'è assolutamente nulla. Poi il passaggio successivo è prendere il file zippata. Questo file zippato lo trovate, il link, vi lascerò il link nella descrizione di questo video, quindi lo scaricate, tanto basta poco perché 4-5 megabyte, e poi dopo a questo punto lo apriamo e tutto quello che troviamo all'interno del file zippato lo evidenziamo così, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, e lo trasciniamo dentro la nostra chiavetta USB. Ci metterà pochi istanti. Adesso diamo un aggiorna giusto per mettere in ordine tutto e la nostra chiavetta USB è pronta. Quindi ok, accendiamo il nostro sistema SMEG con il solito sistema, premiamo il pulsante start e accendiamo il nostro motore. Prendiamo la chiavetta che abbiamo appena preparato e ora la andiamo a inserire nella console centrale. Inseriamo la chiavetta e subito vediamo un aggiornamento. L'aggiornamento, quello dei POI, è quello più semplice da installare perché viene è praticamente autoinstallante. Come il sistema vede l'aggiornamento, ci dà questa schermata, ok? È di settembre 2022. Ok, io premo sì, quindi faccio l'aggiornamento. Adesso lo caricherò in real time perché tanto questi aggiornamenti sono molto molto rapidi, molto veloci. Una cosa che vi volevo dire è che il sistema SMEG è stato fisicamente, l'hardware è stato dismesso nel 2018, quindi gli aggiornamenti andranno a terminare. In un prossimo video vedremo anche l'aggiornamento cartografico, però anche l'aggiornamento cartografico, la versione 119, penso che sarà l'ultima per il sistema SMEG. Comunque, ora per andare a verificare il nostro aggiornamento facciamo il solito percorso, quindi navigatore, sotto menu del navigatore, configura mappe, e qui abbiamo l'aggiornamento cartografico dell'Europa dei nostri POI, dei Velox, Fotored e tutte queste simpatiche cose che cercano di svuotarci il portafoglio. Comunque premiamo qui e infatti noi vediamo zone a rischio aggiornate al 6/9/2022, quindi noi abbiamo aggiornato i nostri POI. Sono rimasto silenzioso tutti questi mesi perché non riuscivo a trovare un aggiornamento che fosse
graficamente corretto, quindi circolavano tanti aggiornamenti, ma graficamente si aggiornava solo e esclusivamente la Francia. Allora, se io clicco su un paese, vedete qua c'è versione 118, vuol dire che il mio aggiornamento cartografico è la versione 118. Nel prossimo video vi pubblicherò la versione 119, che temo che sarà l'ultima versione per il sistema SMEG, ok? Quindi versione 119 che è uscita nel 2022 e potrebbe essere per lo SMEG 3, 4, 5 e 6 l'ultima versione. Non ne ho trovate delle più recenti, quindi se per caso qualcuno di voi sa che ce n'è una versione più recente, me lo scriva nella chat che indago in pratica. Poi dal sottomenu come facciamo a vedere i POI che abbiamo installato o comunque le zone a rischio che abbiamo installato? È molto semplice, andiamo in visualizza. Le zone a rischio sono in fondo, quindi andiamo fino in fondo, sono le zone a rischio, clicchiamo sulle zone a rischio e facciamo l'ente. Qui vengono visualizzate tutte le zone a rischio. Le zone a rischio possono essere foto red, possono essere autovelox, ma possono essere anche passaggi a livello. Vi dovete ricordare che le zone a rischio devono essere chiaramente flaggate così, in modo che siano attive, e poi confermate, e quindi le zone a rischio a questo punto sono confermate. Quindi se ti è piaciuto questo video lasciami un like, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime uscite iscriviti al mio canale. Alla prossima, ciao!